Buonasera, benvenuti qui dallo stadio Elvia Recina di Macerata. Siamo pronti ad assistere alla finalissima del torneo Velox categoria giovanissimi. Torneo arrivato alla sua 34esima edizione quest'anno. Le due squadre che si affronteranno nell'atto finale sono Maceratese e Padrone di Casa contro Giovane Ancona. Squadre che stanno effettuando il loro ingresso in campo. Vediamo la Maceratese che scenderà in campo con una divisa interamente rossa, mentre la Giovane Ancona indosserà una divisa di colore bianco. Il pallone è stato disposto sul cerchio di centrocampo. Il calcio inizio sarà dell'Ancona. Arriva in questo momento il fischio che dà il via alle danze. È iniziata la finalissima del torneo Velox giovanissima. Possesso dell'Ancona nella metà campo della Maceratese. Questo pallone allargato verso l'auto di destra. Attenzione, c'è subito un calcio di rigore. Intervento da parte del direttore di gara che assegna un calcio di rigore alla Giovane Ancona per un contatto con la mano. Il fischio dell'arbitro, parte Palomarini col destro, spiazzato Sileoni, Ancona subito in vantaggio. Inizio shock per la Maceratese, inizia invece nel migliore dei modi questa finalissima per l'Ancona. Esce bene qui con il possesso palla la squadra allenata da mister Tuzza. Poi questo cross all'interno dell'area di rigore, qui occasione divorata da Ruini. Calcio d'angolo battuto sul primo palo, la traversa con Sileoni che sembrava essere battuto. Arriva il fischio dell'arbitro Raffaelli, il cross sul primo palo, la traversa ancora una volta, trema una traversa qui all'Elvia Recina. Questa volta è stata la Maceratese a colpirla. Qui Mariotti prova a mettersi in proprio, alla fine raccoglie il pallone Ruini, ancora da Mariotti, il cross all'interno dell'area di rigore, il tapin qui debole da parte di Manna. Il cross sul secondo palo, pallone rimesso al centro per Morriconi che non riesce a schiacciare questo pallone di testa. Alla fine ha perso il pallone, poi torna a riprenderselo con decisione. La conclusione, il gol, il gran gol della Maceratese. Qui ha recuperato un grandissimo pallone e poi ha trovato una traiettoria incredibile. Poloni, l'autore di questo grandissimo gol. Bravo Poloni, prima a riprendersi il pallone e poi a trovare un arcobaleno che è finito direttamente sotto l'incrocio dei pali. Prova dall'altra parte a far ripartire l'azione dei suoi Manna, ma arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Dopo 36 minuti finisce il primo tempo sul risultato di 1-1. Al calcio di rigore trasformato da Palombani al secondo minuto di gioco ha risposto il gran gol di Poloni al 35esimo del primo tempo. Arriva in questo momento il fischio da parte del signor eletto della sezione di Macerata al via il secondo tempo della finalissima del torneo Velox. Morriconi supera il proprio avversario, poi serve Ciappelloni sul lato di destra, il cross all'interno dell'area di rigore, respinto poi il pallone che era arrivato sul destro di Poloni che non è riuscito però a replicarsi. Questo pallone in profondità a trovare il gol da parte di Carignani, entrato nel secondo tempo, fa esplodere la parte di pubblico ancoretana arrivata qui all'Elvia Recina. È stato servito da valutare la sua posizione, è arrivato poi a tu per tu con Sileoni e ha battuto il portiere avversario. E allora la Giovane Ancona rimette ancora una volta la freccia e si riporta in vantaggio. Il 2-1 targato Carignani. Raffaelli che punta la porta, Raffaelli il tiro, pallone che viene deviato in qualche modo da Parolisi. Il fischio dell'arbitro, la finta, poi parte Virgili col sinistro, pallone di pochissimo alto sopra la traversa. Qui si gira Virgili, entra in area Virgili, prova a scavalcare il portiere, salvataggio provvidenziale sulla linea di porta. Si salva l'Ancona con questo pallone che era diretto in rete. Gioca rapidamente la Maceratese con Virgili,
che accelera Virgili, arriva fino al limite dell'area e poi serve Raffaelli. Raffaelli rientra sul destro, Raffaelli ancora all'interno dell'area, il destro, il miracolo e poi la traversa, incredibile. Aveva trovato un grandissimo intervento Parolisi sulla conclusione di Raffaelli e poi sul tap-in di Virgili, ancora una volta la traversa, a dire di no alla maceratese, sfortunata in questo caso. Bambolini per un ultimo tentativo, non c'è più tempo però, secondo il direttore di gara finisce qui. L'Ancona trionfa nella 34esima edizione del Velox Giovanissimi, batte in finale per 2-1 la maceratese. È stata davvero una bellissima partita con questi giovani che ci hanno regalato un grandissimo spettacolo. La maceratese ha provato in tutti i modi a trovare il gol del pareggio nel finale, solo la traversa però a dire di no a Virgili. Entrambi gli allenatori però possono ritenersi soddisfatti di quanto fatto dai propri ragazzi in questa finale, ma nel corso di tutto il torneo. Adesso può partire la festa per la giovane Ancona. Noi siamo arrivati ai titoli di coda. Si ringrazia come al solito lo studio fotografico Fotosì di Mirko Isidori per il supporto tecnico. Si ringrazia il nostro operatore Stefano Ruffini per le sue riprese. Da Alessandro Vallese è stato un piacere raccontarvi le due finali di questa prestigiosa manifestazione. Appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Siamo con Lorenzo Tuzza, l'allenatore della giovane Ancona, categoria giovanissimi. Questa sera si è laureata campione nella 34esima edizione del torneo Velox. Una finale difficile questa sera contro la maceratese che vi ha dato il filo da torcere. Alla fine però siete riusciti a trovare il gol del 2-1, a difenderlo e a vincere questa manifestazione. Sì, sì, analisi perfetta. È stata una partita molto combattuta. Due squadre sicuramente bravissime, si vede, hanno fatto campionati di livello. Sicuramente noi abbiamo trovato il gol, ce ne siamo mangiati un paio, quindi direi che questa vittoria è sicuramente meritata. Quindi i ragazzi sono stati eccezionali, tutte e due le squadre eccezionali, come hai detto tu poi. Ecco, questi ragazzi stasera dunque la rendono particolarmente orgoglioso di allenarli. Ma in realtà è arrivato anche il gavettone di rito questo. Diciamo che mi ha reso sempre orgoglioso, non perché ho vinto o ho perso, ma per come ha giocato, per come si è allenati, perché sono ragazzi eccezionali al di là del vincere o perdere. Ecco, tra l'altro per loro giocare in uno stadio così importante con una bella cornice di pubblico è sicuramente un'esperienza che si porteranno dietro. Sì, sì, indubbiamente. Noi abbiamo fatto anche le finali regionali, abbiamo fatto i spareggi, però il pubblico stasera era veramente numerosissimo, come sempre il resto alle finali del Velox, che è un torneo eccezionale. Con il vice sindaco della città di Macerata, Francesca D'Alessandro, questa sera ha avuto il piacere di premiare la giovane Ancona vincitrice del trofeo Velox. Ecco, delle belle immagini sicuramente qui all'Elvia Regina, a partire dal pubblico in tribuna e poi questi ragazzi che si sono dati battaglia in assoluta sportività in mezzo al campo. Un campionato veramente appassionante anche questa sera, è stato ricco di emozioni. Certo, come vice sindaco della città di Macerata, un po' di tristezza nel cuore c'è stata, anche perché questi ragazzi sono stati veramente eccezionali. Però ecco, al di là di tutto è lo sport che è veramente il vincitore di questo torneo, perché dalle sconfitte si impara tantissimo, dalle vittorie altrettanto. Questo è lo sport, è crescita per i nostri ragazzi, è passione e sana competizione. E quindi davvero grazie ad Alberto Crocioni, che è stato l'organizzatore di questa competizione sportiva. Grazie a tutti i nostri ragazzi, un buon proseguimento a tutti, perché davvero lo sport è crescita, è veramente un sano percorso di vita. Con il consigliere comunale Giordano Ripa è arrivato anche lui ad assistere a questa finalissima del torneo Velox, è arrivato la sua 34esima edizione, davvero un bello spettacolo qui all'Elvia Regina con questi giovani che si sono dati battaglia a mezzo al campo.
Assolutamente sì, è una splendida serata di sport in cui abbiamo assistito a una partita vera di calcio in senso agonistico, in cui sono affrontate due formazioni di giovani, giovanissimi direi, che hanno espresso una qualità di gioco veramente di alto livello. La partita poteva finire anche diversamente per come è andata, a favore della maceratese, perché soprattutto nel secondo tempo hanno espresso un volume di gioco molto molto alto e con delle occasioni che purtroppo per o sfortuna o qualche imprecisione non si sono concretizzate. Comunque, al di là dell'aspetto prettamente tecnico, la cornice di pubblico è stata veramente impressionante, la partecipazione del pubblico, abbiamo sentito dei cori come se avessimo assistito a una partita di serie professionistica, e questo onora lo sport e onora Macerata, in particolare la società Macerata S Calcio, per aver organizzato un torneo giovanile così importante. Con il presidente della Maceratese Alberto Crocioni si è conclusa questa edizione del torneo Velox, una grandissima edizione che ha visto davvero tantissimo pubblico venire qui allo stadio, soprattutto per questa finalissima. La Maceratese è arrivata seconda, può essere comunque soddisfattissimo del suo settore giovanile. Sicuramente orgogliosi del settore giovanile, siamo arrivati in semifinale, in finale abbiamo fatto veramente bene, poi abbiamo organizzato con tante problematiche all'ultimo momento per il problema dei campi e ci siamo veramente, abbiamo fatto bene, è riuscito tutto nei migliori modi, tanto passione del pubblico, tutte le sere sempre lo stadio pieno, più di quando c'è stava le partite del cartello dell'eccellenza della Maceratese. Comunque un'organizzazione, ma io non tanto, ma tutti gli addetti ai lavori sono stati bravissimi. Ecco, un giudizio su questa finale invece è stata molto equilibrata, alla fine ha avuto la meglio l'Ancona, forse il pareggio sarebbe stato anche giusto. Ma per quello che ho visto io, comunque noi meritavamo di uscire vincitori, però il calcio purtroppo il secondo tempo loro hanno fatto solo un tiro e noi abbiamo preso traversa diverse occasioni. Un complimento alla squadra, al mister e a tutto lo staff, perché secondo me è una squadra veramente che c'ha futuro.